con Raffaele Maglietta della Confederazione della CGIL della provincia di Caserta, oggi a manifestare insieme al Sindacato Italiano Lavoratori Polizia, sempre del vostro sindacato. Qual è la proposta quindi che formuliamo? Innanzitutto noi siamo qui stamattina per sostenere questa difficile vertenza che il SILP ha avviato facendo una manifestazione nazionale dove vede la presenza del nostro segretario generale Maurizio Landini, appoggiare appunto le motivazioni e le problematiche di questa vertenza che si va ovviamente ad inquadrare nell'ottica di quella che sono ovviamente una questione di dignità del lavoro e quindi di questi lavoratori. È impensabile che anche qui a Caserta, rispetto a questo, dove abbiamo comunque cercato di mantenere in tutti i modi questo presidio anche a livello territoriale, stiamo facendo volantinaggio da stamattina per portare i cittadini tutti a conoscenza di quelle problematiche che prima dicevo. Effettivamente in una provincia come Caserta vedere che mancano risorse non solo per i contratti dei lavoratori ma per tante altre problematiche, per mettere nella condizione di chi segue la sicurezza di questo territorio ovviamente di poter lavorare, svolgere le proprie mansioni che sono anche rischiose da questo punto di vista, effettivamente c'è bisogno di risorse, c'è bisogno di organizzare meglio, far stare i lavoratori tranquilli, anche quando parliamo effettivamente del fattore pensionistico ci rendiamo conto effettivamente che è una categoria di lavoratori che non ha una previdenza complementare e anche rispetto a quello che sono le varie riforme per la pensione poi si rischia che dopo anni ovviamente di lavoro e tutto il resto non ci sia una pensione dignitosa, così come non c'è uno stipendio dignitoso per questi lavoratori che sono importantissimi.